Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì e noi siamo qui per pregare al nostro Signore e quindi sarà una grande gioia per poter soprattutto sia pregare, intendo leggere la parola che ci spinge anche a pregare al Signore. Vogliamo leggere la parola di Dio. Oggi noi leggeremo il capitolo 9 del libro dei Giudici. Quindi vogliamo leggere la parola del Signore. Giudici capitolo 9, parola del Signore. Abimelech, figlio di Gerubbaal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e parlò loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre e disse: «Vi prego, dite ai sichemiti in modo che tutti odano che cos'è meglio per voi, che 70 uomini, tutti i figli di Gerubbaal, regnino su di voi, oppure che regni su di voi uno solo? Ricordatevi ancora che io sono vostre ossa e vostra carne». I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti gli schemiti, sichemite, tutte quelle parole, e il cuore loro si inclinò a favore di Abimelech, perché dissero, è nostro fratello. Gli diedero 70 sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit, con i quali Abimelech assoldò degli avventurieri audaci che lo inseguirono. Egli andò alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, 70 uomini figli di Gerubbaal, ma Jotam, figlio minore di Gerubbaal, scampò perché si era nascosto. Poi tutti i sichemiti e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia del monumento che si trova a Sichem. Jotam, essendo stato informato della cosa, salì sulla vetta dei monti Garizim e alzando la voce gridò: «Ascoltatemi, sichemiti, e vi ascolti Dio. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro e dissero all'olivo: regna tu su di noi. Ma l'olivo rispose loro: e io dovrei rinunziare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora gli alberi dissero al fico: vieni tu a regnare su di noi. Ma il fico rispose loro: e io dovrei rinunziare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Poi gli alberi dissero alla vite: vieni tu a regnare su di noi. Ma la vite rispose loro: e io dovrei rinunziare il mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al pruno: vieni tu a regnare su di noi. Il pruno rispose agli alberi: se è proprio in buona fede che mi volete ungermi per re per regnare su di voi, venite a rifugiarmi sotto la mia ombra, se no esca un fuoco dal pruno e vi divori i cedri del Libano. Ora avete agito con fedeltà e con integrità, proclamando re Abimelech. Avete agito bene verso Gerubbaal e la sua casa. Avete ricompensato mio padre di quello che ha fatto per voi. Infatti, egli ha combattuto per voi e ha messo a repentaglio la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madian. Mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre, avete ucciso i suoi figli, 70 uomini, sopra una stessa pietra e avete proclamato re dei sichemiti, Abimelech, figlio della sua serva, perché è vostro fratello. Se oggi avete agito con fedeltà e con integrità verso Gerubbaal e la sua casa, godetevi Abimelech e Abimelech si goda voi. Se no, esca da voi Abimelech un fuoco che divori sichemiti e la casa di Millo. Ed esca dai sichemiti e dalla casa di Millo un fuoco che divori Abimelech. Poi Jotam corse via, fuggì a Beer e rimase lì per paura di Abimelech suo fratello. Abimelech signoreggiò
sopra Israele per 3 anni. Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i Sichemiti. I Sichemiti non furono più fedeli a Abimelech, affinché la violenza fatta ai 70 figli di Gerubbaal ricevesse il suo castigo e il loro sangue ricadesse sopra Abimelech, loro fratello che li aveva uccisi, e sopra i Sichemiti lo avevano aiutato a uccidere i suoi fratelli. I Sichemiti posero in agguato contro di lui sulla cima dei monti della gente che derubava chiunque passasse per la strada vicino a loro. Abimelech venne a saperlo, poi Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli vennero a Sichem e i Sichemiti risposero in lui la loro fiducia. Riposero in lui la loro fiducia. Usciti nei campi, vendemmiarono le loro vigne, pigiarono l'uva e fecero festa. Poi entrarono nella casa del loro Dio, mangiarono, bevero e maledissero Abimelech. Gaal, figlio di Ebed, disse: chi è Abimelech e chi è Sichem che dobbiamo servirlo? Non è forse il figlio di Gerubbaal? Zebul non è forse il suo commissario? Servite gli uomini di Camor perché di Sichem, ma non perché serviremo costui? Ma noi perché serviremo costui? Ah, se questo popolo fosse ai miei ordini, io scaccerei Abimelech. Poi disse Abimelech: rinforza il tuo esercito e fatti avanti. Zebul, governatore della città, avendo udito le parole di Gaal, figlio di Ebed, si accese d'ira e mandò segretamente dei messaggeri ad Abimelech per dirgli: ecco, Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sobillando la città contro di te. Alzati dunque di notte con la gente che è con te e fa una imboscata nella campagna. Domani mattina, allo spuntar del sole, ti sveglierai e piomberai sulla città. Quando Gaal e i suoi uomini uscirono contro di te, tu gli farai quel che gli è, sarà necessario. Abimelech e tutta la gente che era con lui si alzarono di notte e li appostarono nei dintorni di Sichem, divisi in 4 schiere. Intanto Gaal, figlio di Ebed, uscì e si fermò all'ingresso della porta della città, e Abimelech uscì dall'imboscata con la gente che era con lui. Gaal, veduta quella gente, disse a Zebul: c'è della gente che scende dall'alto dei monti. Zebul gli rispose: tu vedi l'ombra dei monti e la prendi per uomini. Gaal riprese a dire: guarda, c'è gente che scende dalle alture del paese e una schiera che giunge per la via della quercia degli indovini. Allora Zebul gli disse: dov'è ora la tua millanteria di quando dicevi chi è Abimelech e chi dobbiamo servirlo? Non è questo il popolo che disprezzavi? Ora fatti avanti e combatti contro di lui. Allora Gaal uscì alla testa dei Sichemiti e diede battaglia a Abimelech, ma Abimelech lo inseguì ed egli fuggì davanti a lui e molti uomini caddero morti fino all'ingresso della porta. Abimelech si fermò ad Aruma e Zebul scacciò Gaal e i suoi fratelli, che non poterono più rimanere a Sichem. Il giorno seguente il popolo di Sichem andò nei campi. Abimelech ne fu informato. Egli prese allora la sua gente e la divise in 3 schiere e fece un'imboscata nei campi. E quando vide che il popolo usciva dalla città, mosse contro di loro e ne fece strage. Poi Abimelech e la gente che era con lui corsero avanti e vennero a porsi all'ingresso della porta della città, mentre le altre 2 schiere si gettarono su tutti quelli che erano nei campi e ne fecero strage. Abimelech attaccò la città per tutta la giornata, la prese e uccise la gente che vi si trovava, poi spianò la città e vi sparse sopra del sale. Tutti gli abitanti della torre di Sichem, udito ciò, si ritirarono nel torrione del tempio di El Berit. Fu riferito ad Abimelech che tutti gli abitanti della torre di Sichem si erano radunati lì. Allora Abimelech salì sul monte di Salmon con tutta la gente che era con lui, prese una scure,
tagliò un ramo d'albero, lo sollevò e lo si mise sulla spalla. Poi disse a quelli che erano con lui: quello che mi avete visto fare, fatelo presto anche voi. Tutti tagliarono dei rami, ognuno il suo, e inseguirono Abimelech. Posero i rami contro il torrione e lo incendiarono con quelli che vi erano dentro. Così perì tutta la gente della torre di Sichem, circa 1000 persone fra uomini e donne. Poi Abimelech andò a Tebes, la cinse d'assedio e se ne impadronì. In mezzo alla città vi era una forte torre dove si rifugiarono tutti gli abitanti della città, uomini e donne. Vi si rinchiusero dentro e salirono sul tetto della torre. Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta per appiccarvi il fuoco. Ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il cranio. Egli chiamò subito il giovane che gli portava le armi e gli disse: estrai la spada e uccidimi, affinché non si dica l'ho ammazzato una donna. Il suo servo allora lo trafisse ed egli morì. Quando gli israeliti videro che Abimelech era morto, se ne andarono ognuno a casa sua. Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che aveva fatto contro suo padre, uccidendo i 70 fratelli. Dio fece anche ricadere sul capo degli uomini di Sichem tutto il male che avevano fatto, e su di loro si compì la maledizione di Joatam, figlio di Gerubbaal. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto per domani, quando venerdì noi leggeremo la parola del Signore, e per la grazia di Dio noi vogliamo concludere un'altra settimana di lettura della parola di Dio, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme.